Caleca, in qualità di delegato dell'Accademia Internazionale di Arte Moderna, promuove molte iniziative, tra cui un corso per imparare la tecnica della sanguigna in partenza proprio ad ottobre. Svetta è una torre di Babele che non è rimasta incompiuta, costruita da chi comunica attraverso la lingua dell'arte. Serena Caleca, critico d'arte, ha messo il suo mattoncino in qualità di delegata all'Accademia AIA Malecco, promuove l'arte in tutte le sue forme nella nostra città. Diverse le iniziative, più imminente un corso che parte il 27 ottobre per imparare la tecnica del pastello rosso. Il corso è un corso base di tecnica dell'iperrealismo e della sanguigna in modo che la persona possa prima prendere le basi della figura, scegliere un soggetto e poi approfondire la tecnica della sanguigna con il maestro Paolo Tagliaferro, che è un maestro internazionale conosciuto in Italia, specializzato in questo campo. Come nasce questa iniziativa? E ci è piaciuto, ecco, creare una concretezza che possa valorizzare il territorio e anche e soprattutto gli artisti, che sono una categoria oggi che è un po', diciamo, lasciata ai margini, che invece ha tantissimo da dire e da dare alla popolazione, alla cittadinanza e alla cultura italiana in generale. Aperti a tutti, giovani, adulti, chiunque voglia uno scambio culturale e artistico, i corsi si tengono alle 18:30 presso la sede dell'AIAM. Ai partecipanti sarà consegnato un attestato. È previsto invece verso gennaio un corso di storia dell'arte tenuto dal critico d'arte Luca Nava, che abbraccerà diverse figure della pittura lombarda, diciamo settentrionale, e storiche, e alcune anche viventi contemporanee. Un percorso molto interessante. È prevista anche una mostra di tutti i nostri artisti, che sono tutti artisti accademici di buon ottimo curriculum, e per cui abbiamo fatto domanda all'assessorato di Lecco nella speranza che ci diano presto un posto. E Mandello